Allora, prima dei fuochi accendiamo, però ci dobbiamo mettere più in là, se non si vedono. Allora, vedi. Se ci spostiamo più in qua, un secondo di silenzio. Allora, se mi prendete un attimo di tensione. Ecco, ringraziamo per la presenza il nostro vicario generale che ha appena celebrato la messa e che presenta la consegna dei lavori. La sindaco più presente. Allora, i lavori sono stati eseguiti, quelli che riguardano la muratura, ditta dei fratelli Lombardo, Tonino e Pinuccio e Franco, diciamo così, con i rispettivi figlioli. Un grazie di cuore. Poi la pittura è stata realizzata, un applauso, no? Grazie, perché la chiamano la ditta veloce. Sono stati impiegati meno di 25 giorni lavorativi. Quindi. Poi il pittore Pangrazio, dov'è? Pangrazio. Stai pittando ancora? Perché mancano i ritocchi. Pangrazio. Sei Pangrazio, grazie. Poi un mio amico di Ceraso, un giovane, però una bella ditta, ha realizzato i lavori per le grondaie, quindi le discese, le canali, eccetera. Non so se è presente Francesco, doveva essere presente, però non so. A lui anche il mio grazie. Poi il marmista Giannino di Torsaglia per lo scalino che ha battuto, abbiamo tenuto presente anche i disabili, le persone un poco più impedite nel, dal punto di vista della deambulazione di Torsaglia. Vorrei fare, mi dicevano tutti che Guzzo è un poco così, ma un applauso forte a Guzzo, perché poi vedete che ha fatto un bel sistema di... più forte lo fate l'applauso a Guzzo, più viene ammessa. Ecco qua. E ci ha fornito il materiale per la luce, però una piccola precisazione. Sulla facciata e sul campanile i LED sono provvisori, poi aspettiamo la consegna del corriere che ha fatto un poco tardi. Ce l'ha fornito tutto l'illuminazione, i corpi illuminanti, il caro Zirillo che animerà anche questa nostra bella serata parrocchiale. Grazie. Anche a tutto Alfano, perché con i proventi della festa della Padoccola abbiamo reso possibile che anche in piazza ci fosse lì sulla facciata l'orologio, quindi grazie anche per il lavoro che fanno sempre. E quindi anche vi ha fornito Carlo Carbone l'orologio. Non Enzo, ma la Fioridea Stabile ci ha offerto i fiori che abbelliscono questa nostra bella piazza. Grazie Anna, non Enzo, Anna e Danilo. Le persone che hanno pulito, che hanno dato il loro tempo, ma sperando di non, ecco, per la festa di stasera i tecnici, Ivan perché dona sempre la legna per il falò, Ciumnicola, perché se mangiamo le cardarosse è il merito di Ciumnicola, grazie Ciumnicola. E un grande grazie, applauso forte per tutti i ragazzi, bambini, giovani, meno giovani, che ci hanno sostenuto nell'iniziativa di abbellire il paese riciclando. Grazie veramente, questa è una grandissima iniziativa. E poi, come ho detto questa mattina, come si fanno i lavori, ma penso pure nella tua parrocchia, caro Don Franco, con le chiacchiere dei dotti. Quella è fondamentale, ma quelli sono il mio carburante, quindi più no. Poi no, i consigli dei ricchi e i soldi
della comunità di povera gente, ma povera ma ricca di cuore. Quindi fatevi un applauso, perché tutto questo è grazie a voi che è stato realizzato. E un grazie anche ai tecnici del posto, l'ingegnere Sansò, diretto Lombardo, anche fra i consigli per la realizzazione. Qui Buzzo, accendiamo, allora accendiamo. Prima sinistra. Ah, no, ha facciato dall'ultimo. Allora, messo il Calvario sulla nostra destra, in una dei tre A. Poi. Ah, acceso tutto! Ah, quindi tutto niente. E credo che sia un bellissimo effetto. Viva la nostra chiesa parrocchiale, viva Alfano, viva San Nicola. Auguri a tutti. Senato, anche per i conti del comune, consumeremo 400 di consumo. Prima ce n'erano migliaia di watt per illuminare tutta questa zona. Ah, oh sì, ecco. No, ripetiamo la stessa, grazie per la luce pubblica. Allora, vedete i lavori girando la chiesa, perché veramente sono stati eseguiti veramente con gusto, con gusto. Adesso spegniamo la piazza per vederci i fuochi e poi dare il via alla festa. Ogni voce ha un suono, tamburi di guerra lontane, ecco i cannoni che spazzano anime, il rumore delle spade tra le urla dei soldati, il vento cala un pietoso sipario su orizzonti di fumo e di terra, uomini contro uomini, madre contro madre, nulla contro nulla, ma anche la follia deve avere una fine, e tutte le bandiere diventino bianche, che ogni odio si arrenda alla pace, la luce marcisca le asce sepolte, che il fuoco torni ad essere gioia, i boali del cielo, calda e struggente emozione, mentre la mano di un vecchio stringe la mano di un bimbo, testimoni all'unisono della stessa meraviglia. Non più figli unici, ma tutti fratelli sotto un pannello celeste dove i comuni si fondono. Ma la madre è la stessa, per questo viviamo. Il suono della nostra voce è solo di pace, fiamme del cielo e stupore negli occhi. Nessuno abbia paura, noi i signori del fuoco siamo tornati, e il cielo non basterà. Signore e signori, buon divertimento!
ideazione e design Giuseppe Salvati, progettazione e sincronizzazione audio e video Francesco Nocera, supervisione, progettazione, logistica e gestione hardware e software TRG di Sebastiano Reto. Lo staff Salvati Fireworks, eventi e spettacoli, vi ringrazio per la presenza. E se lo spettacolo vi ha fatto sognare, saremo un po' più felici anche noi. Arrivederci al prossimo appuntamento e buonanotte. Bravissimi, grazie Giuseppe, grazie. Buonasera a tutti. Ferruccio, il cane fuori è sparito, ha sentito gli spari. Ah, ha sentito le salsicce secondo me. Oh.